Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi, invece, lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati all'ultima domenica dell'anno liturgico, la domenica della festa di Cristo Re dell'Universo, una festa che Pio XI ha istituito nel 1925, quindi una festa che si avvia a compiere i 100 anni fra poco, una festa che Pio XI ha voluto fortemente proprio per contrastare gli abusi di potere, le concezioni sbagliate di regalità che all'inizio del Novecento si stavano diffondendo in tutta l'umanità. Idee sbagliate di regalità, idee sbagliate di potere che però hanno accompagnato l'uomo fin dalla sua venuta sulla terra. Sempre, infatti, i regni si sono susseguiti e sempre, infatti, gli uomini e le donne hanno immaginato i re associandoli all'idea del potere, all'idea della forza, all'idea dello sfarzo, all'idea della ricchezza, all'idea del poter fare qualunque cosa uno avesse desiderato. Ma questo che cosa ha portato nella storia dell'uomo? Appunto a un susseguirsi di regni. Ci sono stati gli egiziani e gli assiri, i persiani e i babilonesi, i greci e i romani prima di Gesù. E dopo Gesù ugualmente regni si sono succeduti a regni, fino ad arrivare ai nostri giorni, in cui c'è sempre una corsa al potere, una corsa a dimostrare chi è il più forte. E tutto questo non porta che guerre, sangue, distruzioni, omicidi, lutti, nulla di positivo. Ecco allora che Gesù ci si propone in modo diverso, ci dice che si può essere re in modo diverso, ci dice che si può immaginare un regno diverso dai regni della terra. Non è facile comprendere la regalità di Gesù. Davvero, facendo il verso a una famosa pubblicità, noi possiamo dire che il nostro re è differente, che il suo regno è differente, ma non è facile comprenderlo, perché anche questo la storia ce lo testimonia: i discepoli di Gesù, i seguaci di Gesù, la stessa Chiesa come istituzione non è stata lontana, e a volte non lo è nemmeno oggi, dal modo umano di concepire la regalità, di immaginare il regno. Infatti anche nella Chiesa c'è la ricerca del potere, anche fra i discepoli c'è la ricerca a diventare il primo, il più forte, il più potente, anche fra di noi cristiani c'è la ricerca dello sfarzo e dell'apparenza. Gesù ci dice: non è così
che vi dovete comportare. A volte, come Pilato, le nostre idee sono confuse. Pilato era abituato al potere dell'imperatore, di Tiberio. Noi siamo abituati ai poteri umani e la confusione abita la nostra mente e il nostro cuore. Ma il Vangelo di oggi è chiarissimo e tutti i Vangeli sono chiarissimi. Infatti l'idea di regno è un'idea centrale nel Vangelo di Gesù. Per ben 90 volte Gesù parla di regno di Dio. Per ben 90 volte Gesù ci ripete le modalità in cui il regno immaginato da Dio si esplicita nel mondo e nell'umanità stessa. Fin dall'inizio della sua vita pubblica Gesù inizia a parlare del regno di Dio e fin dall'inizio arrivano per lui le tentazioni. Una delle tre tentazioni nel deserto, infatti, che il maligno portò nei confronti di Gesù riguardava proprio il potere, il diventare re, l'idea di regalità. Inginocchiati davanti a me, gli disse il maligno, e io ti darò tutti i regni della terra che sono nelle mie mani. Gesù rifiutò questa proposta e tutta la sua vita è stato un continuo rifiuto dell'idea umana di regalità. Tutta la sua vita è stato un continuo rifiuto dell'immagine di re che anche gli stessi apostoli avevano nella loro mente e nel loro cuore. Gesù, quindi, in questa pagina del Vangelo di Luca ci si mostra re in tutta la differenza. Possiamo partire dal luogo. Le intronizzazioni umane noi vediamo che avvengono nelle sale del trono, nelle regge più belle, nelle dimore più principesche che possiamo immaginare. Qui siamo sul Calvario, un luogo fuori della città, un luogo maledetto in cui i romani facevano assistere allo spettacolo della morte chiunque da lì passasse, perché lo spettacolo della morte potesse educare le persone a non commettere gli stessi errori, le stesse azioni cattive che i malfattori che lì venivano giustiziati avevano commesso. E poi il trono non era d'oro, non era d'argento, non era di bronzo, non era di marmo, non era ornato di pietre preziose e non era fatto nemmeno di legno pregiato. Il trono sul quale Gesù ci manifesta la sua regalità è la croce. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato prima di Gesù la croce come un possibile trono. Ma la croce ci dimostra il senso della regalità di Gesù, che è il servizio, che è l'amore per tutti, sempre e comunque. E poi la corona. Non è una corona d'oro tempestata di pietre preziose, ma è una corona di spine che gli era stata conficcata sulla testa. E poi lo scettro. Gesù non ha in mano lo scettro del comando. Inizialmente lo scettro era un bastone di legno che esprimeva il potere del re e che il re utilizzava contro coloro che si opponevano alla sua forza e alla sua regalità. Ma lo scettro che Gesù non ha non è nemmeno una bacchetta magica attraverso la quale Gesù potesse soddisfare tutti i nostri desideri. Le mani di Gesù sono inchiodate sulla croce, sono aperte in un simbolico abbraccio per i buoni e per i cattivi, per i giusti e per gli ingiusti, per l'umanità nella sua interezza. E poi i vestiti. Quando un re umano diventa re, quando una donna diventa regina, i vestiti sono i più belli che possiamo immaginare. Lo diciamo pure, sei vestito come un re, sei vestita come una regina. Gesù era nudo,
manifesta totalmente la sua povertà e il suo abbandono al Signore. Questa è la sua unica ricchezza. E poi il popolo, coloro che applaudono in occasione della intronizzazione dei re umani, dov'è? Non c'è. Gesù aveva soltanto 12 apostoli e poche donne che lo avevano seguito e che adesso erano anche quasi tutti fuggiti. Sotto la croce c'erano delle persone, ma non stavano lì per sostenere il Signore, salvo rarissime eccezioni. Stavano lì alcuni senza comprendere il popolo, altri per continuare a provocare Gesù, come i capi del popolo e i soldati. Sulla loro bocca, infatti, si manifesta per l'ultima volta la tentazione del demonio, la tentazione nei confronti di Gesù perché abbandonasse la sua idea di regalità e facesse sua l'idea di regalità del demonio, l'idea di regalità che molti uomini, anche molti di noi, hanno. Il popolo infatti non capiva quello che accadeva, desiderava seguire Gesù, ma non comprendeva fino in fondo il suo insegnamento e non comprendeva fino in fondo nemmeno le sue azioni, la sua stessa vita. Perciò a un certo punto si allontana, ma battendosi il petto. Anch'io e anche voi, forse in questa giornata in cui celebriamo la festa di Cristo Re, dovremmo allontanarci battendoci il petto, riconoscendo la nostra idea sbagliata di regalità, riconoscendo le maschere che abbiamo messo a Gesù e a Dio stesso, immaginandoli come a noi piacerebbe, non come effettivamente Gesù ci si è rivelato. E gli stessi capi del popolo che erano lì continuavano ad esprimere questo concetto: salva te stesso, così come i soldati, salva te stesso, pensa solo a te, il re pensa a sé, degli altri non gli importa nulla. Ma Gesù non cede a questa provocazione, non cade in questa tentazione, continua a rimanere inchiodato sulla croce, continua ad abbracciare l'umanità intera, continua a far dono della sua vita per la salvezza di tutti. Egli non si salva, ci salva, e da lui dovremmo imparare. Non c'è quindi chi lo plaude, non c'è l'esercito che lo difende. Ci sono due malfattori in mezzo ai quali Gesù viene crocifisso, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Anche uno dei due malfattori commette lo stesso errore dei capi del popolo e dei soldati. Anch'egli dice a Gesù: salva te stesso e salva anche me. Possiamo metterci d'accordo nel fare un regno nuovo, più potente di tutti gli altri regni. Invece la giusta comprensione della regalità di Gesù è espressa dall'altro malfattore, quello che noi comunemente chiamiamo buon ladrone. Egli rimprovera il suo compagno di ventura e di sventura e gli dice: noi siamo qui perché ce lo siamo meritato. Egli è qui a condividere con noi la nostra stessa sorte, ma non ha fatto nulla di male. Bellissime queste due definizioni che il buon ladrone dà di Gesù. Chi è Gesù? Chi è Gesù nostro Re? È colui che condivide la nostra vita, la nostra sorte, anche quando essa è complicata, anche quando essa affronta la sofferenza, anche quando essa affronta la morte. E chi altro è Gesù? Chi è questo Re che Gesù ci manifesta? Colui che non ha fatto nulla di male. Gesù ha fatto sempre e solo il bene.
Impariamo da Gesù a condividere la vita, impariamo da Gesù non a salvarci, ma a contribuire alla salvezza degli altri, e impariamo da Gesù a fare solo e sempre il bene. Allora potremo regnare insieme con Lui. Allora potremo sentirci dire, come il malfattore buono: oggi sarai con me in paradiso. L'oggi nel Vangelo di Luca è fondamentale. Lo abbiamo sentito per la prima volta dall'angelo che annunciava la nascita di Gesù. Oggi è nato per voi il Salvatore. Lo abbiamo sentito dalla bocca stessa di Gesù nella sinagoga di Nazareth, all'inizio della sua vita pubblica. Oggi si compie questa scrittura. Lo abbiamo sentito sulla bocca delle persone che, vedendo Gesù guarire il paralitico, dice: oggi sono accadute cose meravigliose. Ancora una volta Gesù, nei confronti di Zaccheo, lo abbiamo riascoltato qualche domenica fa: oggi devo fermarmi a casa tua, oggi la salvezza è entrata in questa casa. E infine qui, sulla bocca di Gesù, nei confronti del ladrone, qualche istante prima di morire: oggi sarai con me. Questo oggi, per me e per voi, si sta realizzando, fratelli e sorelle. Gesù ci vuole con Lui e, stando con Lui, fin da questa terra inizierà per noi il paradiso.